In questo video esamineremo altri due cinematismi per il nostro edificio di esempio. Più esattamente faremo riferimento al meccanismo nel piano, che è un meccanismo di secondo modo, di cui illustreremo le caratteristiche fra breve, ed un ribaltamento semplice che però si trascina dietro una parte di muratura ortogonale. Un qualcosa del genere l'abbiamo già visto quando abbiamo definito dei cunei che venivano interessati dal ribaltamento semplice di una parete, però in questo caso vedremo come associare al ribaltamento della parete una parte proprio di porzione di muro interno. Cominciamo quindi col meccanismo nel piano e i meccanismi di secondo modo, come saprete, sono meccanismi che riguardano le fessurazioni del piano della parete. Generalmente vengono analizzati attraverso analisi lineari e non lineari, tipiche sono le analisi pushover, che chiamano in causa la resistenza delle pareti. Tuttavia, un metodo alternativo che ha preso lo spunto dai lavori di Geoffrey degli anni 80 e che è ampiamente riportato, fra l'altro, anche nel volume bibliografico di riferimento del professor Borri, è appunto un metodo alternativo, riguarda proprio lo studio di cinematismi nel piano che partono appunto dalla lesione diagonale del maschio murario e traducono la capacità attraverso questo lesionamento di fratturare la muratura e quindi tendere al sollevamento della parte sovrastante. È possibile Sì. quindi calcolare appunto un moltiplicatore di collasso anche per questi casi. Vediamo come procedere. Sì, modelliamo il meccanismo di collasso per il maschio laterale di questa parete. Abbiamo già effettuato dei tagli per regolarizzare il solido della parete che andrà a partecipare al meccanismo. Ho effettuato un taglio in posizione orizzontale all'estradosso diciamo, sul filo esterno dell'apertura. Adesso effettuerò un altro taglio per individuare il cuneo che ribalta. Confermo. Ecco, con questo è completata la definizione dei solidi che parteciperanno al meccanismo. Non ci resta che definire il cinematismo come meccanismo nel piano, andando a definire la cerniera inferiore. E poi è necessario definire un punto che individua l'asse della cerniera superiore, quella su cui faranno perno i corpi sollevati dal cuneo. A questo punto è sufficiente selezionare i corpi differenziando corpi A da corpi B. Bene, possiamo visualizzare quindi un'anteprima del cinematismo. E notiamo che il cuneo che abbiamo definito ruota intorno alla cerniera A e solleva il corpo B, che quindi avrà un effetto stabilizzante nell'analisi. Certo, perché la forza peso in questo caso lavora in senso stabilizzante, dovendosi sollevare verso l'alto. I moltiplicatori di collasso associati sono molto elevati e per questo motivo in genere questi tipi di meccanismi vengono sostituiti dalle analisi che chiamano in causa la resistenza. Bene, comunque è molto interessante vedere come in PCM sia possibile anche eseguire questo tipo di valutazione. Passiamo ora al caso del ribaltamento semplice che interessa una porzione di muro ortogonale intermedio interno all'edificio. Sì, andiamo a definire una fascia intermedia in su questa parete, quindi andiamo ad effettuare dei tagli sia a destra che a sinistra. Ecco, si prende la fascia piena, cioè quella che fra le aperture ha continuità da cielo a terra. Abbiamo così definito la fascia che parteciperà al ribaltamento, ma vogliamo aggiungere i cunei di distacco della parete posteriore. Quindi, sempre con il comando taglio tramite polilinea, selezioniamo come corpi da tagliare i due muri interni e definiamo il profilo del taglio, individuando il cuneo di distacco. Fatto questo, andiamo a definire il cinematismo, definendo ribaltamento semplice e quindi punto iniziale e punto finale della cerniera e selezioniamo tutti i corpi partecipanti.
oltre agli elementi della facciata, andiamo a selezionare gli elementi del cuneo di distacco. Ecco, siamo in una situazione in cui abbiamo bisogno anche del carico concentrato trasmesso dalla trave in sommità, analogamente all'esempio del timpano che abbiamo visto in video precedenti. Questo punto era già stato definito, è ancora presente e quindi a tutti gli effetti ci darà il suo contributo anche per questo cinematismo. Bene, visualizziamo quindi un'anteprima della rotazione. Come vedete, è stato molto semplice analizzare un cinematismo che ha la sua complessità, perché appunto porta con sé una porzione di geometria interna dell'edificio. Quindi PCM dà la possibilità, anche in casi abbastanza complessi, di descrivere correttamente il meccanismo di collasso.